Ah, buongiorno a tutti, io sono Enrico Aimè, sono amministratore unico di Welfare on Demand. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti a questo webinar, che purtroppo dobbiamo tenere online per ovvi motivi. Ringrazio la dottoressa Quassoro dello Studio Marino, che farà un intervento di tipo giuslavoristico. Ringrazio la dottoressa Baitelli di Edenred, che è intervenuta oggi qui come nostro ospite e farà un intervento molto interessante sul come gestire un piano di welfare efficace. Seguirà alla fine un mio intervento sul welfare di territorio. E niente, possiamo cominciare. Lascio la parola alla dottoressa Quassolo, per l'intervento. Alla fine sarà possibile fare delle domande, potrete scriverle in chat e vi risponderemo. E lascio la parola a te, Laura. Ok. Perfetto. Ok, dovreste vedere la presentazione, questa qui di Studio Marino. Ok. Allora, questo appunto è il mio intervento, come indicato dal dottor Aimè, sarà relativo a questioni giuslavoristiche fiscali del welfare. Quindi andando avanti, ok, innanzitutto, che cos'è il welfare? Il welfare non è altro che l'insieme dei beni e servizi erogati dall'azienda alla generalità o a categorie di lavoratori e ai loro familiari per soddisfare i bisogni extralavorativi. Quindi, alcuni numeri del welfare. Innanzitutto, il welfare permette di abbattere il cuneo fiscale del 100% su quello che è il costo del lavoro. Permette una deducibilità pari del 100% per i costi aziendali e permette un incremento sostanzialmente del 30% del potere d'acquisto del dipendente rispetto alla retribuzione che è tassata in modo ordinario sostanzialmente. E i vantaggi del welfare sono innanzitutto ovviamente ha un impatto sociale molto importante perché migliora il bilanciamento, della vita lavoro e la qualità della vita dei dipendenti, migliora il potere d'acquisto dei dipendenti, come dicevamo, migliorano le performance lavorative perché il welfare è innanzitutto anche uno strumento per migliorare le performance lavorative e il clima aziendale e in ultimo comunque permette di contenere i costi aziendali perché si riduce appunto il cuneo fiscale. E andando ai numeri, guardando ai numeri, quanto rimane in tasca al dipendente, quanto costa al datore di lavoro, sostanzialmente al datore di lavoro costa, se un datore di lavoro volesse erogare 1.500 euro di premio a fine anno tassato in modo ordinario, quindi il classico una tantum, che viene dato a fine anno, sostanzialmente costerebbe al datore di lavoro 2.000 euro a fronte di un netto del dipendente di circa 1.000 euro. Mentre col welfare sostanzialmente 1.500 euro escono dalle tasche del datore di lavoro e 1.500 euro rimangono in tasca al dipendente in forma di servizi. Ci sono però dei principi legislativi da rispettare per fruire di questa, insomma, per poter utilizzare questa esenzione. I servizi sono, scusatemi, i principi sono tre da rispettare. Il primo, che bisogna dare servizi e non pagamenti ai dipendenti, quindi bisogna offrire dei servizi anche tramite piattaforme web, però bisogna dare accesso a dei servizi. In alcuni casi, pochi, è permesso un rimborso, ve li vedremo dopo, però comunque la regola generale appunto è la fruizione dei servizi. Deve essere dato alla generalità o a categorie di dipendenti, non può mai essere dato una tantum,
insomma, ai fini dell'esenzione bisogna rispettare questa regola che è la generalità, la categoria, dove categorie si parla anche di gruppi omogenei, quindi appunto dipendenti di determinati settori o dipendenti, è stato fatto l'esempio, chi ha il turno di notte, ad esempio, quindi categorie omogenee. E in ultimo, la fornitura, gli ambiti di fornitura di opere e servizi devono essere o definiti dall'articolo 100 o comunque definiti in modo puntuale sul testo unico delle imposte, quindi il TUIR. Quindi in questo caso parliamo di servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitario, culto, che però possono, e in questo caso non ci sono limiti di esenzione massimi annuali, ma sostanzialmente se si rispettano i primi due. Se si rispettano i primi due principi, sostanzialmente si potrebbe dare anche un welfare pari a, adesso sto esagerando, però per farvi l'esempio, 50.000 euro a dipendente, se si rispettano tutti e tre questi principi, perché non è definito un limite massimo annuale. Mentre per gli altri servizi definiti dal TUIR, quindi parliamo di previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, ticket restaurant, buoni spesa, interessi del mutuo e abbonamenti per il trasporto pubblico, lì ovviamente ci sono dei limiti definiti annualmente che bisogna rispettare. Andando per ordine, i servizi dell'articolo 100, per fare un elenco, parliamo di, ad esempio, prestazioni sanitarie presso centri convenzionati con il datore di lavoro, quindi convenzionati, ripeto, anche tramite intermediari, quindi anche tramite piattaforme. Spese di assistenza per anziani, quindi o servizi di assistenza per anziani o eventualmente anche rimborsi, ad esempio della badante, per capirci. Spese di assistenza sanitaria per portatori di handicap, quindi anche in questo caso, o dei servizi erogati direttamente dal fornitore o anche un rimborso per un'assistenza specifica. Poi c'è le spese di istruzione per figli a carico, dove possono essere rimborsate sostanzialmente dalle rette dell'asilo nido alle tasse universitarie, quindi un po' tutto veramente quello che è attinente all'istruzione dei figli, compresi anche i centri estivi, corsi di lingue, corsi di formazione e spese anche servizi di ricreazione. In questo caso non è permesso il rimborso, però sostanzialmente in questo settore rimangono palestre, teatro, viaggi, attività culturali e attività ludico-ricreative per i bambini. Ovviamente molti di questi servizi in questo periodo non possono essere offerti, però sono all'interno dell'articolo 100. Mentre per quanto riguarda invece gli altri servizi di cui vi parlavo prima, che sono soggetti a limite annuale, troviamo i buoni spese, buoni carburante, le ricariche telefoniche, che sono solitamente fino a 258 euro, quest'anno fino a 516 euro. Gli interessi del mutuo, che possono essere pagati dal datore di lavoro, in questo momento è molto interessante. La tassazione è data sostanzialmente dalla metà della differenza fra l'interesse calcolato dal tasso ufficiale di sconto e sostanzialmente il tasso applicato al dipendente. Quindi se io sostanzialmente sto pagando gli interessi al dipendente, lui sosterrà un tasso di interessi pari a zero e dovrò sostanzialmente prendere quindi il tasso ufficiale di sconto, che in questo momento è comunque molto basso, se non zero addirittura, e fare sostanzialmente prendere il 50%. Quindi in questo caso il dipendente avrebbe il diritto al rimborso quasi totale degli interessi del mutuo. I ticket restaurant, che ricordiamo da quest'anno, sono esenti fino a 4 euro se cartacei e 8 euro se elettronici. Versamenti in previdenza complementare che sono fino a 5.164 euro l'anno, l'assistenza sanitaria integrativa, che anche in questo caso è molto interessante. Quindi parliamo dei classici fondi bilaterali istituiti da quasi tutti i contratti, quindi il Fondo Est, Metasalute, Sanarti, ad esempio, e si può estendere questa copertura assicurativa sanitaria per ogni dipendente fino a 3.615 euro l'anno. E infine il rimborso per il trasporto, gli abbonamenti di trasporto pubblico. Io qua ho cercato di sommarizzare
sostanzialmente evidenziare i servizi che in questo momento hanno avuto, comunque in questo momento di pandemia, hanno avuto un incremento di domanda, hanno visto un incremento di domanda, perché potete immaginare solo come la pandemia abbia fatto sì che innanzitutto il sistema sanitario nazionale sia congestionato e quindi io stessa ho provato a prenotare delle visite mediche presso le strutture pubbliche, in questo momento è estremamente difficile se non impossibile. Quindi prestazioni sanitarie con strutture convenzionate direttamente col datore di lavoro o anche diciamo, prestazioni sanitarie erogate tramite l'assistenza sanitaria integrativa, quindi tramite, anche in questo caso tramite strutture convenzionate, può risultare in questo momento estremamente utile per i dipendenti. Le spese di assistenza per anziani e per le persone con, insomma, portatori di handicap, anche in questo momento è molto interessante perché in questo momento di pandemia sono proprio le fasce considerate più fragili che quindi a cui è consigliato di rimanere a casa e quindi in questo caso, come potete immaginare, può aumentare la domanda di assistenza per queste categorie di persone. Le spese di ricreazione e i servizi di istruzione per figli a carico, anche in questo caso è aumentata la domanda, tanto che anche il governo stesso ha messo a budget dei soldi, i famosi bonus babysitter, piuttosto che bonus centri estivi, per far fronte all'emergenza della chiusura delle scuole sostanzialmente. E in ultimo ho segnalato anche gli interessi del mutuo, perché il lavoratore che sia stato in cassa integrazione ha avuto una riduzione del proprio stipendio e quindi può essere sicuramente per i lavoratori, soprattutto giovani, che hanno contratto mutuo da poco, può essere interessante. Ovviamente anche gli altri servizi rimangono interessanti, però questi sono quelli su cui abbiamo evidenziato un incremento della domanda. E come può essere erogato il welfare? Il welfare può essere erogato dall'azienda, l'azienda può scegliere tre strade, eventualmente anche combinarle, però sono sostanzialmente tre. Quindi quello che viene chiamato welfare on top, cioè il welfare riconosciuto a tutti i dipendenti, indipendentemente dalle performance aziendali. Il welfare premiale, che viene invece riconosciuto a patto che si verifichino determinate condizioni di performance aziendale, quindi si superi un determinato fatturato, ad esempio, e in ultimo un premio detassato convertito in welfare, dove viene riconosciuto un premio detassato che può essere convertito su scelta di ogni singolo lavoratore in welfare aziendale. Quindi partendo dal welfare on top, appunto vi dicevo che sostanzialmente viene riconosciuto un credito welfare. Può essere anche diviso, può essere anche differente per le categorie di dipendenti individuali, individuate, però comunque viene riconosciuto un credito welfare fisso durante l'anno. È facile da implementare perché non è richiesto un accordo sindacale, ma è sufficiente un regolamento aziendale. E i rischi però sono legati al fatto che nel momento in cui l'azienda sta affrontando un periodo difficile, economicamente in ogni caso obbligata a sostenere il costo. Questo perché per fruire dell'esenzione, se non si vuole passare da un accordo sindacale, ma semplicemente da un regolamento, sostanzialmente nel regolamento dovrà esserci indicata l'entità del credito welfare, che potrà essere differenziata appunto per le categorie, come dicevamo, le tempistiche di erogazione del credito, i servizi disponibili, che il datore di lavoro mette a disposizione, si può rimandare tranquillamente a una piattaforma che quindi ne offre molti e potrà eventualmente anche incrementarne. Ed in ultimo, se si opta per il regolamento, esso non potrà essere modificato prima della scadenza inizialmente definita. Quindi comunque questa cosa, il fatto di poter fruire dell'esenzione tramite regolamento fa sì che comunque il datore di lavoro si impegni unilateralmente per un periodo di tempo definito. Passando invece al welfare premiale, viene riconosciuto un welfare, appunto, dicevamo, a patto che si verifichino determinate condizioni di performance aziendale. Ad esempio, io riconosco come datore di lavoro 400 euro per ciascun dipendente, a patto che il fatturato superi gli 800.000 euro.
Anche questo è facile da implementare perché appunto non richiede un accordo sindacale, ma basta il regolamento. L'azienda in questo caso non dovrà sostenere costi se l'obiettivo non viene raggiunto e motiva sicuramente i dipendenti al raggiungimento di uno specifico obiettivo. Il rischio qual è? In questo caso, secondo me, che ho vissuto, perché potrebbe sembrare questa soluzione una soluzione perfetta, però il rischio che secondo me si corre è che se non c'è un paniere di welfare ben strutturato e se i dipendenti non capiscono, quindi non, se non c'è un messaggio molto forte da parte dell'azienda sui vantaggi che il welfare può portare, c'è un po' il rischio che il dipendente abbia la sensazione di aver diritto a questi soldi ma non poterne fruire, sostanzialmente a questi servizi ma non poterne fruire. Un esempio classico che viene fatto è se io come datore di lavoro metto a disposizione solo l'abbonamento alla Juve e basta per tutti i dipendenti, ovviamente chi non è interessato di calcio, chi non è tifoso della Juve non può, sostanzialmente troverà questo servizio inutile. Allo stesso modo occorre appunto creare un paniere fatto molto bene affinché questa soluzione funzioni in modo che sia presa in modo positivo da parte dei dipendenti, sia appunto percepita positivamente. In questo caso l'elemento che c'è in più, ovviamente rispetto a quello che abbiamo elencato prima, deve esserci chiaramente l'obiettivo aziendale al raggiungimento del quale scatta il diritto all'erogazione del credito welfare e gli altri punti sono sostanzialmente identici. In ultimo, passiamo al premio detassato convertibile in welfare. Sostanzialmente, grazie proprio a una normativa specifica che permette al datore di lavoro di erogare premi detassati, quindi con un'aliquota pari al 10% contro il 30% di media di un dipendente medio dell'IRPEF, quindi un risparmio notevole di imposte, è stata data la possibilità anche ai datori di lavoro che applicano questi accordi sostanzialmente di permettere a ogni singolo lavoratore di decidere se convertire in welfare o meno il proprio premio. Quindi in questo caso, ad esempio, viene riconosciuto un premio detassabile pari a 1.000 euro per ciascun dipendente a patto che il fatturato superi gli 800.000 euro. L'opportunità sono legate al fatto che il dipendente potrà scegliere liberamente se avere il premio o il welfare, quindi la soddisfazione del dipendente è quasi garantita in questo caso. L'azienda non dovrà sostenere il costo se l'obiettivo aziendale non viene raggiunto e motiva fortemente anche in questo caso i dipendenti al raggiungimento di un obiettivo specifico. Però occorre ricordare che per optare per questa opzione occorre un accordo sindacale con un possibile confronto sindacale. Non tutte le aziende in questo momento, soprattutto di crisi, magari sarebbero propense ad un confronto sindacale in questo momento, alcune di sicuro no. E in secondo luogo, l'altro rischio è che se i dipendenti decidono di avere sostanzialmente il premio, il datore di lavoro dovrà pagarci i contributi sopra, quindi non ci sono tutti i vantaggi per l'azienda che ci sarebbero normalmente in caso di erogazione di servizi di welfare. Cosa cambia a livello numerico? Io ho fatto tre opzioni. La prima è il caso di un'erogazione di un premio una tantum di 3.000 euro tassato ordinariamente, quindi vedete che al datore di lavoro costa quasi 4.000 euro e al dipendente rimangono circa 1.900 euro. Nel secondo caso, sempre a fronte di 4.000 euro di premio, nel caso in cui si applichi questo accordo sindacale, si applichi la detassazione al 10%, il dipendente risparmierà sulle imposte, quindi il dipendente vedrà aumentare il proprio netto di circa 500 euro. Ed in ultimo, se il dipendente decidesse di convertire tutto il premio in welfare, ci sarebbe anche quindi in questo caso un forte risparmio per l'azienda. In questo caso, nell'accordo con le organizzazioni sindacali, oltre a definire l'entità del premio, che potrà essere massimo di 3.000 euro l'anno, e 4.000 se c'è il coinvolgimento paritetico dei lavoratori, oltre quindi a definire l'entità del premio eventualmente divisa differente per categorie. All'erogazione del premio e alla definizione degli obiettivi che potranno essere anche alternativi tra loro, vuol dire che
Io potrei definire, ad esempio, che erogo il premio a patto che ci sia un incremento di fatturato o una riduzione dei costi. Posso decidere una di queste due, posso dire che il premio lo erogo se si verificano tutti e due contemporaneamente, piuttosto che si verifichi anche solo uno di questi. Dovrò definire un periodo congruo per verificare un miglioramento e l'Agenzia delle Entrate si riserva comunque di verificare che il miglioramento ci sia effettivamente stato e che sia obiettivo e anche che si possa approvare da parte dell'azienda. Quindi diciamo che il fatturato di solito è la cosa più facile perché il fatturato è un numero nell'anno X ed è un altro numero nell'anno Y, quindi è abbastanza facile da misurare, ecco. Cosa vuol dire coinvolgimento paritetico dei lavoratori? Diciamo, è un'opzione che non è utilizzata molto perché è abbastanza complessa, nel senso che è previsto il coinvolgimento paritetico. Il coinvolgimento paritetico è considerato la creazione da parte del datore di lavoro di opportunità per tutti i lavoratori di esprimere la propria opinione per migliorare l'efficienza e l'innovazione aziendale, quindi creare sostanzialmente dei gruppi di lavoro in cui ogni dipendente possa partecipare ed esprimere la propria opinione e le opinioni dei dipendenti devono essere di pari livello fra loro, fra ad esempio l'apprendista appena entrato, il dirigente. Occorre creare dei tavoli di lavoro in cui venga garantito che le idee vengano trattate con pari dignità. Non si può considerare coinvolgimento paritetico i gruppi di lavoro di semplice consultazione, no? Deve essere proprio strutturato un processo che permetta questa cosa, insomma, di tenere in considerazione tutte le opinioni in modo uguale. Quindi non è molto facile, pochissime aziende lo applicano. E ricordiamo ancora che tra le voci che si possono detassare parliamo solo dei premi di risultato di importo variabile e non più, perché qualche anno fa erano anche detassabili quelli, gli straordinari piuttosto che le maggiorazioni. Quindi parliamo solo di premi variabili al raggiungimento di risultato. Ricordiamo infine che i lavoratori che possono beneficiare della detassazione sostanzialmente sono solo quelli che hanno avuto un reddito da lavoro dipendente l'anno precedente all'erogazione del premio non superiore a 80.000 euro, dove negli 80.000 euro dovrò considerare tutti i rapporti di lavoro subordinato dell'anno, le pensioni di ogni genere, anche i redditi dei lavoratori che hanno lavorato all'estero. Ecco, se hanno lavorato un periodo all'estero dovrò anche considerare i redditi esteri, mentre sono esclusi i lavoratori, i redditi da lavoro soggettati a tassazione separata e redditi diversi da lavoro dipendente, anche assimilato. E ovviamente non considererò le prestazioni erogate in welfare perché quelle non fanno parte della base imponibile. Passando ad alcuni esempi, poi la dottoressa Baitelli ne farà sicuramente anche qualcuno. Io ho fatto proprio degli esempi pratici, quindi tornando prima alla possibilità di rimborsare piuttosto che dell'acquisto direttamente aziendale o del versamento aziendale. Nel caso 1, la lavoratrice Giovanna di 38 anni ha circa 1.500 di premio che ha deciso di convertire in welfare, ne deciderà di mettere 250 nel fondo pensione privato, 500 per il centro estivo del figlio, 300 per il corso di inglese del figlio e 400 per estendere il MetaSalute. Quindi in questo caso vedete che le spese di istruzione può essere sia rimborsato che appunto offerto direttamente dall'azienda e il resto è un versamento aziendale. Mentre per quanto riguarda anche quest'altro caso, l'esempio 2, un dipendente di 58 anni ha bisogno di spese di assistenza per la mamma e ha deciso di fare un versamento al fondo pensione, di pagare le tasse universitarie del figlio. In questo caso si potrà optare per il rimborso spese tranquillamente o per l'erogazione diretta da parte del datore di lavoro nel caso dell'assistenza per la madre. E in ultimo la signora Lucia di 42 anni, che in questo caso ha deciso di dividere
così il proprio welfare in 250 di rimborso per la spesa scolastica, rimborso per la babysitter, buoni carburante e 350 € per il corso di musica del figlio. In questo caso le spese di istruzione appunto possono essere rimborsate o i servizi possono essere offerti direttamente dal datore di lavoro e i 258 € saranno dei voucher che acquista l'azienda e che conferisce al dipendente sostanzialmente. Io ho finito con la mia parte e passerei la parola alla dottoressa Baitelli. Grazie mille, dottoressa Guassolo. Non posso ancora. Ok, vediamo. Ok. Ditemi se vedete a schermo Sì. intero la presentazione, Sì. perché non riesco ad... Ecco, grazie mille. Sì, parto da sottolineando in realtà l'importanza di quello che abbiamo visto insieme alla dottoressa Quazzolo fino a qui, nel senso che la strutturazione di un piano welfare ha delle basi giuslavoristiche e fiscali molto importanti e sicuramente... Un buon piano welfare parte da un buon supporto e una buona conoscenza e quindi una buona consulenza da questo punto di vista. Introdurre un piano welfare in azienda non è una cosa estremamente complicata, è una cosa abbastanza semplice. Ci sono ovviamente diversi livelli di complessità, sono legati sia alla modalità di welfare che si intende introdurre, che alle caratteristiche dell'azienda e alle finalità che vogliamo dare al nostro piano welfare. Ma ci sono ormai da anni delle figure di supporto che sono professionisti come la dottoressa Quassolo, piuttosto che le stesse piattaforme professionisti come il dottor Aimè, che ci possono aiutare a rendere il passaggio, l'introduzione di un piano welfare in azienda, un passaggio efficace, utile e produttivo. Io concentrerò il mio intervento su come introdurre efficacemente un piano welfare in azienda, dandovi alcune suggestioni. In realtà, chiaramente, non esiste una risposta univoca. Questo è il primo punto di partenza che mi sento di condividere con tutti i partecipanti. Non esiste il piano welfare adatto a tutte le aziende. Chiaramente, le aziende sono una diversa dall'altra, le persone sono una diversa dall'altra, stiamo parlando di servizi dati alle nostre persone, le popolazioni aziendali sono differenti, i territori in cui le aziende si trovano sono molto differenti e quindi per poter introdurre in maniera efficace un piano welfare in azienda dobbiamo partire proprio da qui, dobbiamo partire dalla nostra realtà. Perché l'introduzione di un piano welfare, tra l'altro, è un processo di cambiamento, un processo di cambiamento che deve essere guidato. Se non guidato nella maniera corretta, come giustamente accennava prima anche la dottoressa Quassolo con alcuni esempi, rischia di essere un naufragio, nel senso che se i dipendenti non percepiscono il valore che l'azienda vuole trasmettere attraverso il welfare, che è sicuramente... Dietro al welfare c'è sicuramente un risparmio lato azienda, ma c'è un risparmio anche per il lavoratore e soprattutto ci sono dei servizi utili e di valore messi a sua disposizione. Quindi quello che dobbiamo definire, i punti chiave da definire per introdurre questo processo di cambiamento in azienda sono, come riassunti nella chart condivisa, le modalità di implementazione, quindi quali sono le fonti, quali sono gli strumenti. E quando parliamo di fonti parliamo anche di tutto il mondo giuslavoristico e fiscale di cui, che abbiamo appena visto insieme alla dottoressa Quassolo. Quali sono gli strumenti, quali sono i servizi, quali sono le modalità di implementazione di questo piano welfare? Come andiamo a strutturare poi una valutazione e il monitoraggio della nostra politica di welfare introdotta, nel senso che come ogni processo di cambiamento, l'introduzione di un piano welfare è un processo circolare. Noi introduciamo uno strumento in azienda e poi ne monitoriamo i risultati.
strutturiamo un piano welfare dandoci degli obiettivi che siano il benessere dei dipendenti, che siano un incremento di produttività e poi chiaramente dobbiamo andare a misurare il raggiungimento di questi obiettivi e laddove non si sia verificato un pieno raggiungimento, capire come aggiustare il piano welfare. Il piano welfare è vivente, è in continua evoluzione. E poi, molto importante, e sarà un po' anche il cuore di questo mio intervento, le azioni di comunicazione. L'efficacia del piano welfare si misura sulle persone. Quindi il principale strumento, una volta strutturato il piano welfare dal punto di vista fiscale e giuslavoristico in maniera corretta, andando a definirlo sulla base delle esigenze aziendali, della cultura aziendale, è molto importante che questo venga poi trasmesso ai dipendenti e non è sufficiente, lasciatemi dire, attivare dei servizi perché i dipendenti ne comprendano il valore. I dipendenti devono essere guidati e deve essere trasmessa loro l'idea al fondo del piano di welfare. Questo vale per aziende enormi, ma anche per aziende molto piccine. Questo vale per tutti. Nel momento in cui voglio dare dei benefici ai miei dipendenti, che siano questi 5, che siano 5.000, è chiaro che devo arrivare a spiegargli perché sto facendo questa cosa e qual è il valore aggiunto che io intendo dar loro grazie a questo strumento. Le fasi di progettazione, di strutturazione e di implementazione di un piano welfare sono, qua ovviamente sono stilizzati in maniera sintetica, si intendono più o meno 5, tenete presente, 5 fasi. Una fase di analisi preliminare, la fase in cui andiamo a capire cosa dare ai nostri dipendenti, come strutturare il piano welfare, se fare un piano welfare premiale, fare un piano welfare on top o sociale, con quindi degli obiettivi sociali. Per esempio, in quest'anno tanto complicato, non sono state poche le aziende che hanno attivato dei piani welfare a supporto, per dare un supporto economico ai dipendenti, magari in cassa integrazione o che comunque si trovavano in difficoltà, dei piani welfare magari dedicati a quei dipendenti che avevano dei figli che non stavano andando a scuola per la chiusura delle scuole, quindi per dar loro un supporto per il pagamento delle babysitter o ancora piani welfare dedicati più a un ambito psicologico. Noi parliamo di servizi welfare, ne abbiamo visti alcuni, poi li rivedremo ancora velocemente insieme per fare qualche esempio. La cosa più efficace è stata per anni attivare tutto il paniere presente nell'articolo 51,23, commi 234 del TUIR, quindi tutti i servizi. Però in alcune situazioni può essere interessante attivare anche alcuni servizi specifici e mirati per l'esigenza aziendale e dei dipendenti. Una volta fatta un'analisi preliminare, quindi capito il contesto, capito chi ho davanti, quali sono i miei dipendenti, quali sono le loro esigenze, la definizione delle fonti e dei servizi, quindi capire che piano welfare implementare e quali servizi dare loro, la definizione delle caratteristiche del piano che abbiamo visto prima in una slide molto efficace della dottoressa Passolo, ovvero quali sono qual è il momento di erogazione, qual è il quantum, quindi il valore dei beni e servizi in welfare che voglio dare ai miei dipendenti, se e quali obiettivi eventualmente mettere a disposizione. Poi si passa alla fase di implementazione e gestione in cui effettivamente abbiamo il punto di comunicazione. Implementazione e gestione chiaramente concernono sia quali strumenti mettere in campo, una piattaforma welfare piuttosto che dei buoni, piuttosto che altri strumenti, oppure e al contempo chiaramente come veicolare il piano welfare ai propri dipendenti. E poi l'ultimo punto, di cui si discute secondo me a volte troppo poco, la fase di monitoraggio e valutazione. Come vi dicevo prima, il monitoraggio della struttura del piano welfare e una valutazione di merito su come migliorarlo è sicuramente un passaggio importante, e fondamentale. Velocemente vediamo nel dettaglio un po' le fasi di progettazione. Come vi dicevo, prima di mettere a disposizione un piano welfare, è chiaro che le fasi possono essere molto lunghe, possono essere molto concentrate. Se si tratta, faccio un brevissimo excursus, se si tratta di dare un premio annuale in occasione delle festività natalizie di 250 euro, possiamo anche
sviluppare alcune di queste fasi, o comunque sono fasi molto, molto piccine. Capiamo qual è l'esigenza: dare ai nostri dipendenti un benefit natalizio al posto di dare il panettone e la bottiglia di vino, decido di dare dei ticket compliments, quindi in regime fringe, erogare dei buoni che il dipendente può spendere come meglio crede. È chiaro che qua l'analisi preliminare è già fatta. Nel momento in cui invece dobbiamo strutturare politiche un pochino più complesse, al crescere della complessità della politica che vogliamo introdurre, allora cresce anche l'importanza dell'analisi preliminare. L'analisi preliminare ci aiuta a capire quali sono le caratteristiche della mia popolazione e le caratteristiche della mia azienda. Quindi capisco il mio status quo, come sto oggi, come stanno chi sono i miei dipendenti, come stanno oggi e quali sono i servizi che magari io già sto dando, che in fase preliminare è molto importante anche per andare a capire dal punto di vista fiscale quali sono i servizi che potrò introdurre. Vi ho riportato degli esempi, le classiche tipologie di analisi che possono essere implementate. C'è una parte di analisi dei fabbisogni, quindi capire cosa serve ai miei, cosa può essere utile ai miei dipendenti. Tipicamente si implementano due tipologie di analisi, un'analisi demografica, quindi un'analisi che va a indagare in maniera statica. Per esempio, tutta la parte anagrafica dei miei dipendenti, quindi quanti anni hanno, come sono distribuiti sul territorio, se hanno figli, se sono sposati, quali interessi hanno, scusate, no, quali interessi hanno poi nella parte sociologica. Quindi capire chi sono queste persone, l'età media. Chiaramente a seconda dell'età e dello stato sociale, chiaramente. Possiamo già andare a intuire quali possono essere i servizi utili. Per andare ad integrare questa analisi, generalmente poi si opta per un'analisi sociologica, che può essere erogata anche qui tramite survey, ma su popolazioni più piccine, direi anche tramite interviste dirette o piccoli focus group, in cui si va ad indagare quali sono i fabbisogni percepiti anche. Quindi, per esempio, survey che vanno a indagare qual è la giornata tipo del dipendente. Se si sposta in automobile con l'auto privata piuttosto che con i mezzi pubblici, se venendo al lavoro porta il figlio a scuola, per esempio, sono tutte informazioni utili a capire come calibrare i servizi a disposizione. Dall'altra parte, ovviamente, oltre a capire chi ho davanti, per andare ad individuare il piano welfare ritagliato su misura sulla mia popolazione aziendale, devo anche capire cosa sto già dando ai miei dipendenti, perché nel panorama delle dazioni aziendali molto spesso esistono già erogazioni che nel sentire comune magari non sono percepite come welfare, ma in realtà rientrano dal punto di vista fiscale nelle tasche a cui noi poi facciamo riferimento quando andiamo a erogare dei servizi welfare. Quindi tipicamente si va a capire se ci sono già delle erogazioni su sanità e previdenza. Generalmente queste poi spesso sono legate anche ai contratti nazionali dei lavoratori, oppure servizi fringe, e con fringe parliamo dei famosi 258 euro citati prima dalla dottoressa Quassolo, che per quest'anno sono diventati 516 e che speriamo vengano stabilizzati a 500 euro l'anno prossimo con la legge di bilancio di quest'anno che dovrebbe uscire a giorni. Per esempio, i dipendenti che hanno un'auto aziendale, anche qui poi dipende come l'azienda tratta dal punto di vista fiscale le erogazioni, però potrebbero non avere la tasca, tra virgolette in gergo si dice, la tasca fiscale libera per poter avere servizi come buoni acquisto. Quindi anche qui capire cosa sto già dando ai miei dipendenti, perché magari la mia azienda ha una storia di erogazioni decennali che si sono poi perse nelle notti dei tempi, ma che continuo a dare ai miei dipendenti. Quindi, nella fase di analisi preliminare, riesco anche a capire come andare a strutturare un piano welfare che non sia semplicemente appiccicato sopra la mia azienda, ma che vada anche a magari riassorbire, rivedere e riorganizzare le dazioni già presenti. Questo sicuramente un riordino anche del welfare, magari diciamo sommerso, che non percepiamo come welfare perché ormai è fossilizzato negli anni delle erogazioni aziendali. Una riorganizzazione e un efficientamento anche fiscale di queste erogazioni sicuramente può essere attivato, e la fase di analisi preliminare ci permette anche di capire in che punto dell'universo del welfare ci troviamo.
Una volta operate queste analisi preliminari, una volta capito, al di là della parte un pochino più tecnica che vi ho raccontato, ma diciamo una volta capito a chi devo dare qualcosa e cosa posso dare dal punto di vista della mia capacità e delle tasche fiscali disponibili, allora posso andare a definire i servizi. La definizione dei servizi, qua semplicemente è un riassunto di quanto abbiamo già visto, i servizi erogabili in regime di welfare aziendale sono molto numerosi, li abbiamo visti prima, vado molto veloce, parliamo di istruzione, assistenze familiari, quindi servizi per la famiglia che fungono sia, sono i servizi che possono essere utilizzati anche a rimborso, quindi il dipendente può sostenere la spesa e poi richiederne il rimborso, ma possono essere anche operati con acquisto diretto del datore di lavoro. È chiaro che il rimborso permette al dipendente di recarsi presso la struttura che ritiene, presso la scuola del figlio, scuola materna, accanto alla casa dei nonni, e poi portare il rimborso. Il servizio mutui, che, come sottolineava prima la dottoressa Costolo, ad oggi permette il rimborso praticamente totale degli interessi passivi dei mutui, proprio perché il tasso unico di riferimento è azzerato e quindi quella formulina che abbiamo citato prima, quindi il 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso unico di riferimento e il tasso bancario, ad oggi da zero, quindi proprio per questa caratteristica anche qui è molto interessante, ad oggi è un servizio molto interessante finché il tasso unico di riferimento non si alzerà, ma sono 10 anni che il tasso unico di riferimento è a zero, quindi ad oggi ancora siamo assolutamente tutelati ed è un servizio assolutamente utile anche e soprattutto in questo momento. Trasporto e mobilità, quindi la possibilità di richiedere l'acquisto da parte del datore di lavoro o il rimborso degli abbonamenti al trasporto pubblico, previdenza e cassa sanitaria, li abbiamo citati prima, hanno dei limiti di deducibilità, però sono piuttosto alti. Diciamo che un premio welfare medio dall'ultimo osservatorio Easy Welfare del RED è intorno ai 1000 euro, quindi vedete che i limiti sono piuttosto elevati, siamo sui 1000-1500 euro di premi medi. La possibilità di erogare polizze molto particolari, in realtà sono ancora poco diffuse, ma prenderanno piede, sono polizze per il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie. I vari partner, le varie case di assicurazione, le varie assicurazioni si stanno strutturando per andare a definire dei pacchetti che siano in linea, perfettamente in linea con quanto previsto dalla normativa, dall'articolo 51,2 lettera F quater, ripreso dalle circolari che hanno dato delle direttive molto precise e che per ora, su cui per ora non abbiamo ancora grande riscontro dal mercato. Tutto il mondo dei fringe benefit, quindi quello che dicevamo prima, i buoni spesa, i ticket compliments che permettono l'acquisto del carrello della spesa piuttosto che di qualsiasi bene in natura, in realtà rientra sotto il cappello dei fringe benefit, oppure tutto il mondo della cultura della ricreazione, il famoso articolo 100, anche qui non ci sono limiti, e parliamo di palestre, viaggi, corsi di cucina, ma anche servizi sanitari, check-up medici, quindi un mondo molto ampio di acquisti diretti, in questo caso fatti dal datore di lavoro. In questo caso è importante sottolineare qua in fase di comunicazione che il dipendente non può operare l'acquisto e richiedere il rimborso. Questa è un po' la prima discriminazione base di come funziona il welfare. Caro dipendente, cosa puoi portare a rimborso, cosa non puoi portare a rimborso? Una volta definiti i servizi, andiamo a definire le caratteristiche del piano. Anche qui le abbiamo riprese prima, velocemente. Il piano ha una data di nascita e una data di estinzione, quindi il periodo di validità del piano. Il piano può essere reiterato. Tendenzialmente il suggerimento è di fare dei progetti pilota, quindi fare un pilota di un anno per capire la ricettività. Come diceva giustamente la dottoressa Cossola, una volta stilato il regolamento non può essere modificato sicuramente in peius. Possono essere portati dei miglioramenti, ampliamo le categorie omogenee, aumentiamo gli importi, ma non possiamo ridurli, quindi il suggerimento quando siamo molto incerti su come strutturare il piano è fare un pilota di un anno, provare e poi capire, rimodulare a fine anno il nostro piano. Chi sono i beneficiari? E chi sono i beneficiari lo definiamo sulla base di qual è anche un po' il nostro obiettivo. Tutta la popolazione aziendale, i dipendenti che hanno figli, i dipendenti che abitano lontano dalla sede aziendale, per cui voglio riconoscere loro un
un quantum in più per rientrare un po' della spesa oppure per acquistarsi l'abbonamento al trasporto pubblico, quanto voglio erogare ai miei dipendenti, qual è la modalità di fruizione. In questo caso sicuramente le piattaforme welfare sono uno strumento molto flessibile che si sono rivelate anche poi in quest'anno dal punto di vista tecnologico un supporto vero nel momento in cui siamo tutti rimasti chiusi a casa, la possibilità di fruire di servizi anche tramite piattaforme tecnologiche ha fatto sì che i dipendenti effettivamente potessero fruire di questi servizi, piuttosto che ci sono anche altre modalità, buoni cartacei, però diciamo che l'evoluzione ci porta molto, molto più sul digitale, le piattaforme welfare ormai sono diventate la quotidianità di moltissime popolazioni aziendali e anche lo strumento più flessibile, perché nel momento in cui vado ad attivare tutti i servizi è il dipendente stesso che poi andrà a selezionare il servizio più utile a lui in quel momento. E poi le disposizioni relative ai residui, un piccolissimo accenno. Nel momento in cui metto a disposizione dei dipendenti un importo welfare spendibile in servizi ovviamente, il datore di lavoro poi nel regolamento può definire cosa succede a eventuali importi non spesi alla fine dell'anno. Questi importi possono venire azzerati, cioè il datore di lavoro può dire che al 31 di dicembre, se i dipendenti non hanno utilizzato gli importi vengono persi, tipicamente sui piani on top, piani premiali, comunque non premi di risultato. È difficile che i sindacati siano d'accordo con questa disposizione, ma è nel potere del datore di lavoro nel momento in cui va a strutturare un piano welfare in maniera unilaterale, oppure può decidere che gli importi vengono portati a nuovo anno, quindi che se parliamo di piattaforma, e parliamo di piattaforma quando parliamo di residui chiaramente, perché con i cartacei questo non succede, la piattaforma l'anno successivo mostri ancora il residuo e quindi il dipendente abbia ancora qualche mese o piuttosto che l'anno successivo per spendere questi residui. Questo è chiaramente, anche qui questa definizione, questa decisione è molto legata alla tipologia di piano welfare che si intende implementare e anche alla cultura aziendale. Andiamo sulla fase di implementazione e gestione. Come vi dicevo, sulla implementazione e la gestione si potrebbero dire molte cose. Io, non avendo tantissimo tempo a disposizione, ho preferito concentrarmi sulla parte di comunicazione. La comunicazione è una parte fondamentale del piano welfare. Un piano welfare ben strutturato, con degli obiettivi aziendali definiti, con dei servizi perfettamente strutturati sulla pelle dei propri dipendenti, che però viene comunicato in una maniera errata o non viene comunicato, fallirà. Questo è esperienza personale. Lavoro nel mondo del welfare da quasi 10 anni, mi occupo di piani welfare da molto tempo e se non c'è a supporto un'adeguata comunicazione, che non deve essere necessariamente martellante, deve essere ben mirata e molto chiara, il piano welfare farà fatica a prendere piede. Come vi accennavo in apertura, l'obiettivo del piano di comunicazione è trasferire in maniera corretta il valore creato. Trasferire in maniera corretta il valore creato vuol dire anche permettere al dipendente, ai dipendenti, di fruire nella maniera corretta dei servizi, quindi dare le informazioni fondamentali al dipendente per capire come funzionano questi servizi e come poterne trarre vantaggio, ovviamente. Anche qui non esiste uno standard, il piano welfare viene definito sulla base della tipologia dei dipendenti che abbiamo davanti. Per esempio, non lancerei una campagna social, ma dipende un po' dalle strutture, per una popolazione aziendale con un'età media di 50 anni, magari potrebbe essere interessante su una popolazione aziendale con l'età media inferiore a 30 anni, magari utilizzare anche una campagna social. Qua gli strumenti, le modalità di comunicazione sono strutturati sulla base delle persone a cui voglio ovviamente comunicare. Devo quindi poi soddisfare le esigenze, abbiamo strutturato un piano in fase attraverso le analisi preliminari che miri a dare i servizi utili alla mia popolazione aziendale, devo soddisfare anche le esigenze di comunicazione, quindi devo anche spiegare in maniera corretta
quali sono le modalità, quali sono i servizi, qual è l'orizzonte del piano welfare. E poi chiaramente generare fiducia. Richiamo ancora l'esempio di prima della dottoressa Quassolo. Se il dipendente percepisce che il piano welfare è stato implementato perché il datore di lavoro non vuole pagare i contributi, chiaramente parte già male. C'è anche questa facilitazione per il datore di lavoro, ma deve essere chiaro al dipendente che non è questo il punto. Il punto è differente, il punto è dare ai dipendenti qualcosa di utile, di fruibile. E quindi il punto cardine, al di là delle informazioni che andiamo a mettere nel nostro piano di comunicazione, della cadenza, poi il piano di comunicazione viene strutturato a seconda della fase iniziale, a seconda delle varie fasi del piano, quindi l'introduzione, la parte di a cappello, di spiegazione. La comunicazione durante la fruizione che va a richiamare, per esempio, nei momenti, non so, vicino all'estate si ricordano i servizi viaggi piuttosto che a settembre si ricorda il servizio di acquisto di libri scolastici. Però, al di là di questo, il fil rouge di tutto il piano di comunicazione è la generazione di fiducia nei dipendenti. E poi vado in realtà velocemente alla conclusione, monitoraggio e valutazione, come dicevo, è una fase fondamentale, una fase che mi serve per capire se la gestione che ho operato è stata corretta o devo modificarla, se i servizi che ho messo a disposizione erano sufficienti, erano corretti o devo modificarli e se esistono delle nuove esigenze che non ho mappato e che posso andare a cui posso andare a rispondere attraverso il welfare. Quindi questo è, come dicevo, un processo circolare di continuo miglioramento. Io vedo un po' anche l'orologio, sono andata forse un pochino lunga, chiedo scusa, passo la parola a Enrico e vi ringrazio. Grazie mille Claudia. Ditemi se si vedono le slide. Ok, perfetto. Allora, io, come dicevo prima, sono amministratore unico di Welfare on Demand e la nostra è una società di Savigliano in provincia di Cuneo. Il nostro è un territorio molto grande, molto frammentato e proprio per questo siamo nati per rispondere alle esigenze del nostro territorio di costruire un welfare di tipo territoriale. Il welfare aziendale, come abbiamo potuto capire, porta benessere ai dipendenti e ai loro familiari. E per questo motivo anche i datori di lavoro, perché i dipendenti felici sono una risorsa per il datore di lavoro. L'obiettivo di un piano di welfare è apportare un'effettiva utilità ai dipendenti e quindi anche ai datori di lavoro. Un piano di welfare efficace, come ha spiegato benissimo la dottoressa Baitelli, è tale se costruito su misura per l'azienda, è tale se cucito sulle esigenze effettive dell'azienda e su quelle dei dipendenti. Quindi bisogna fare tutto un lavoro, come diceva lei, di costruzione, di veramente certosino. Però non basta questa costruzione fine a se stessa, se poi i servizi e i beni proposti non apportano un'effettiva utilità ai dipendenti. E qui entra in gioco la piattaforma utilizzata. I beni e servizi devono essere offerti ai dipendenti il più accessibili possibili, ovunque essi abitino. Noi, infatti, come dicevo, essendo in una zona molto frammentata, molto, dove i servizi sono frammentati sul territorio, dove magari un dipendente abita a un bel po' di chilometri dalla prima palestra disponibile, è inutile che diciamo ti abbiamo inserito le palestre nel tuo piano di welfare. Ma poi tra i servizi convenzionati non c'è nessuna palestra a cui tu possa accedere agevolmente. È qui che abbiamo deciso di creare questa piattaforma, appunto Welfare on Demand, proprio perché vogliamo dare la possibilità ai dipendenti di convenzionare tutti i beni e servizi che vogliono, che ritengono più utili a loro.
E il concetto di territorialità non è mai stato attuale come in questo momento, in cui non ci si può muovere di casa, in cui non possiamo muoverci moltissimo se non dal proprio territorio di residenza. E quindi diventa ancora più fondamentale, per il dipendente titolare di un credito welfare poterne fruire sotto casa nelle immediate vicinanze. Ed ecco, come dicevo, è nato appunto il progetto di Welfare on Demand. Il dipendente può così fruire del proprio credito nel modo miglior possibile e più desiderato. Le attività, soprattutto quelle ricreative, come palestre, come cinema, come centri spa, tutte queste che rientrano tra le attività ricreative. E anche quelle, i negozi da cui il dipendente può andare a spendere i propri buoni spesa. Nella nostra territorialità, ma così come anche in moltissimi altri territori nel nostro paese, non fanno parte di grandi gruppi e sono molto piccole, sono molto frammentate sul territorio. E la nostra esperienza era quella per cui non esistevano grandi reti di fornitori convenzionati con le grandi piattaforme welfare. Per questo, è nato l'obiettivo di creare una rete territoriale di fornitori convenzionati grazie al convenzionamento on demand e quindi il dipendente andrà sulla piattaforma, cercherà tra i fornitori convenzionati, non c'è quello che vuole, il dipendente potrà richiedere tranquillamente di convenzionare il fornitore che desidera e noi ci occupiamo di metterglielo a disposizione. E qui si delinea appunto il concetto di welfare di territorio, che è fondamentale per aziende dipendenti, ma è anche molto importante per le ricadute economiche positive sui territori di riferimento, perché i soldi spesi sul territorio tramite il credito welfare portano ricadute economiche positive. In questo modo noi riusciamo a creare una rete di fornitori convenzionati molto capillare sul territorio e le aziende che prima potevano avere delle remore a implementare un piano di welfare, perché poi dicevano i miei dipendenti non possono poi spendere il proprio credito come vogliono, i dipendenti non hanno la possibilità sul nostro territorio di trovare un fornitore convenzionato, adesso non hanno più questa paura. Perché se un fornitore non è attualmente presente nel nostro network, entro pochi giorni lo sarà su richiesta del dipendente. E in questo modo, il welfare aziendale è davvero implementabile in ogni tipo di azienda, facilmente realizzabile e quindi, in tutti i tipi di aziende, piccolissime, piccole, per tutti i tipi di dipendenti, che sicuramente in questo modo avranno un'utilità e saranno contenti del proprio piano di welfare. Okay, grazie a tutti. Se avete delle domande, potete scriverle in chat tranquillamente. Laura, tu vedi le eventuali domande? Allora, non vedo nessuna domanda. La chat è aperta, però non vedo nessuna domanda. Per ora non sta scrivendo nessuno, magari possiamo rimanere che appunto. Ah no, ho visto. Ok, viene chiesto se si può avere una brochure riassuntiva. Sì, sicuramente manderemo le slide, insomma, Assolutamente sì. a tutti i partecipanti. Sì. Allora, insomma, Se se... poi avete bisogno di ulteriori informazioni, magari lasciamo anche i riferimenti telefonici Assolutamente, nella brochure, quindi assolutamente. potete contattarci. Assolutamente. Io non vedo altre domande.
No, ci fanno i complimenti. Grazie. Ho perso la parte iniziale, ma non ho capito bene qual è la convenienza per l'azienda. Ma la convenienza inteso per il welfare? Chiedo a chi l'ha scritto. La convenienza per l'azienda, sì, era nella parte iniziale, veniva detto nella parte iniziale. Sostanzialmente l'azienda sull'erogazione dei servizi welfare non paga alcun tipo di... è completamente esente l'erogazione di servizi welfare, quindi l'azienda non paga i contributi sostanzialmente sui servizi erogati e i dipendenti non pagano né i contributi né le imposte su quei servizi, quindi come se venisse dato un netto direttamente al dipendente, la differenza è che non si può dare non si possono dare sostanzialmente dei soldi, quindi non può essere messo in busta paga, ma devono essere offerti dei servizi. Piuttosto tanto mandiamo anche la registrazione, giusto? Sì, Quindi esattamente, possiamo anche mandare la potete registrazione. recuperarla tranquillamente. Esatto. Allora, arriva un'altra domanda. Allora, quest'anno per l'epidemia le aziende non hanno incrementato i loro parametri. Come può il datore di lavoro erogare il premio? Allora, purtroppo se i parametri non sono incrementati, il premio detassato, come insomma ribadito dall'Agenzia delle Entrate, non può essere erogato perché purtroppo bisogna avere un incremento dei parametri per poter fruire della detassazione. Come diceva la dottoressa Baitelli, invece è una questione differente legata, mi chiedono neppure un top, allora è una questione diversa è legata ad esempio a piani di welfare sociale legati proprio a questioni di, insomma, la situazione di pandemia che ha fatto sì che appunto, molte aziende non abbiano visto migliorare i propri parametri, però questa situazione può giustificare appunto dei piani di welfare particolari pensati per il periodo specifico che stiamo vivendo, però parliamo di welfare e non parliamo di premio detassato convertibile in welfare. Spero di essere stata chiara. Ok, bene, mi è arrivato. Grazie. Allora, arrivata questa domanda, non è riportato come funziona la piattaforma, se abbiamo una brochure o una demo. Allora, assolutamente possiamo mandare una brochure, e possiamo magari vederci ovviamente a distanza per una demo, assolutamente. Se poi mi vuole mandare i suoi riferimenti, ci possiamo assolutamente mettere d'accordo e sentire per organizzare. Una domanda che viene anche spesso chiesta, adesso non è emersa qui, però viene spesso chiesta, è la possibilità di erogare il welfare agli amministratori. Il welfare agli amministratori è erogabile, cosa assolutamente non è erogabile agli amministratori, è il premio detassato, quindi eventualmente con gli amministratori si può andare o col welfare on top oppure il welfare premiale. Un altro quesito che a volte viene posto dalle aziende, collegandomi a quanto diceva la dottoressa Baitelli, è la possibilità, nel momento in cui residua un credito welfare a fine anno per un dipendente, la possibilità di monetizzarlo. Allora, è uscita una circolare dell'Agenzia delle Entrate, non mi ricordo la data, però è di o settembre-ottobre 2020, in cui si parla proprio dei piani di welfare premiale e cu in cui vengono posti diversi paletti e vengono esplicitati diversi paletti relativamente al welfare premiale.
Quindi assolutamente non è possibile, viene ribadito che non è possibile monetizzare i residui di welfare, ma come diceva correttamente la dottoressa Baitelli, possono essere o azzerati oppure posticipati all'anno successivo. Io da consulente del lavoro, gestendo anche le CU, però suggerisco sempre comunque di mettere un limite massimo come data per la fruizione dei servizi di welfare, questo perché poi tutti i servizi dovranno essere poi riportati, la produzione insomma, del welfare dovrà essere riportato nelle CU, quindi può capitare purtroppo che se poi insomma, il termine è messo proprio il 31 dicembre, si ha poi poco tempo per fare i controlli, per vedere che tutti i servizi di welfare siano stati effettivamente riportati sulle CU, con conseguenti eventuali complicazioni fiscali per il dipendente. Quindi io consiglio comunque di chiudere sempre un pochino prima, almeno 15 giorni prima, diciamo, il limite per la fruizione annuale. Quindi, ad esempio, parliamo del fine novembre piuttosto che inizio di dicembre, e tutto ciò che non è stato fruito viene poi passato all'anno successivo, almeno questa è da mia esperienza utile, ecco. Ok, nel frattempo mi è stato richiesto se mandare i dati via mail. Sì, se vuole mandarmeli alla mia mail che è enrico.aime@welfareondemand.it. Così ci sentiamo. Mi viene anche chiesto, quello che non è fruito può essere convertito in schede o tessere, ma per schede o tessere intende tipo Sì, schede buona regalo, spesa. buoni spesa. Come, magari lascio rispondere la dottoressa Baitelli. Allora, grazie, grazie Laura. È una possibilità, detto che chiaramente dipende se la tasca del fringe è libera, cioè se io arrivo fino a anno che il mio dipendente non ha acquistato schede, buoni spesa con il suo welfare, allora avrà la tasca libera. Tenete conto che se l'erogazione di buoni spesa supera il limite normativo che dicevamo per quest'anno è 516 euro, storicamente 500, 258 euro, tutto l'importo viene richiamato a tassazione. Quindi ci sarebbe da fare un check a fine anno per andare a capire se è possibile erogare questa cosa in regime di esenzione. Laddove non sia possibile, gliela potete mettere a disposizione sull'anno successivo, così che il dipendente magari possa portarsi a rimborso la rata del primo trimestre della scuola del figlio a questo punto. Prego. Ok. Non mi sembra che ci siano altre domande. Ok, non emergono altre domande, quindi se siete d'accordo, Claudia e Enrico, adesso io procederei a inviare le slide a tutti i Sì, partecipanti con assolutamente. anche il link insomma, del webinar. Mi scuso per il disguido iniziale, i problemi tecnici iniziali, ma è la prima volta che gestisco un webinar in cui ci siano più relatori che presentano, Sì, quindi. ma è ordinaria amministrazione ormai. Quest'anno sono tutte state così, webinar e riunioni online, va sempre un po' così. Avevo letto una cosa divertente, che la frase più detta in azienda durante i webinar e meeting è "sei muto". Esatto. Di sicuro condivido al 100%. Quindi niente, lascio fare i saluti finali a Enrico e ringrazio per averci dato la possibilità di, insomma, di organizzare questo webinar, ecco. Grazie a voi che siete intervenute, grazie mille a tutti per aver partecipato e ripeto, manderemo le slide e i riferimenti, penso ancora in giornata, massimo di domani, comunque arriveranno.
Ok. Grazie, grazie mille a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie, buona Grazie. giornata. Buona giornata. Altrettanto, buona giornata.